Con mister Michele Pazienza verso Potenza Audace Cerignola. Mister, che avversario è il Potenza? Partiamo così, stesso cammino nelle ultime 5 giornate, con una differenza. L'Audace viene da 3 vittorie e 2 pareggi, mentre il Potenza viene da 3 pareggi e 2 vittorie. Domani troveremo sicuramente un avversario che viene da un buon momento, da un avversario che ha trovato continuità nelle prestazioni e anche nei risultati. Una squadra che comunque in casa ha messo in difficoltà tantissime squadre, una squadra che ha una buona identità, un'identità ben precisa, ha un allenatore che conosceva già l'ambiente ed è stato agevolato da questo e sta facendo sicuramente un buon lavoro. Noi comunque andremo lì, veniamo anche noi da un buonissimo momento e andremo ad affrontare, come sempre, cercando di metterci quelle che sono le nostre caratteristiche, quello che è il nostro modo poi di affrontare le gare con la massima umiltà, con il massimo impegno, con la massima dedizione, consapevoli che domani per venire fuori con un risultato positivo bisognerà fare una grandissima prestazione. Quanto turnover ci sarà? Glielo chiediamo in virtù dei 3 match a stretto giro. Ora faccio fatica a darti una risposta o perlomeno delle indicazioni perché ho bisogno di parlare ancora con i ragazzi, di vedere qual è lo stato fisico, qual è lo stato psicologico, perché comunque in queste gare sono state spese tantissime energie nervose e bisognerà capire chi potrà dare di più domani e in base a quello poi faremo delle valutazioni e di conseguenza poi le scelte. Posizione importante di classifica, che significa questo, mister? Significa che possiamo lavorare con più serenità rispetto a una classifica diversa, significa che il lavoro che stiamo proponendo ai ragazzi è quello giusto, dobbiamo solo continuare e incrementare e nutrire sempre di più quelle che sono le prestazioni e l'entusiasmo che si sta creando intorno alla squadra, dentro alla città. Ma chiaramente noi abbiamo il dovere di mantenere un equilibrio, è chiaro che poi i tifosi hanno il diritto sicuramente di guardare oggi la classifica e quindi vivere questo periodo con l'entusiasmo giusto, ma noi dobbiamo rimanere sul pezzo perché la classifica è corta, perché il calcio sappiamo che basta un attimo e cambia tutto e dobbiamo rimanere sul chi va là perché in questo momento questo è un momento delicato e noi dobbiamo farci trovare pronti sempre per ogni partita. Tifosi che fortunatamente ci saranno domani, perché nessun divieto è stato previsto. Un motivo in più per fare bene: sappiamo di quanto sia importante, insomma, il supporto dei tifosi gialloblu. Assolutamente sì, siamo molto felici che possano tornare a seguirci anche in trasferta e domani, insomma, io credo che arriveranno anche numerosi perché è una partita sentita anche dalla città, dalla tifoseria. È una partita importante, al di là poi senza considerare l'aspetto della classifica, dei punti, è una partita che comunque è sentita e va affrontata col massimo dell'attenzione. Grazie, mister, in bocca al lupo. Viva il lupo, grazie.